Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi proseguiamo la nostra rubrica dedicata alle storie dei grandi fotografi. Oggi è il turno di Walker Evans. Prima di partire vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. E se volete sostenere il canale, come sempre date un'occhiata alla mia pagina su tp.com. Ma bando alle ciance e partiamo. Walker Evans è diventato celebre per aver immortalato gli Stati Uniti durante la crisi economica degli anni 30. La sua è stata una fotografia sociale, documentaria e di denuncia. I suoi soggetti erano spesso i volti della gente, così come le case e i paesaggi in cui abitavano. Evans nasce a St. Louis il 3 novembre 1903. Studia in Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts, per poi trasferirsi per un anno a Parigi, per poi ritornare negli Stati Uniti e stabilirsi definitivamente a New York, per tentare di sfondare nel campo della letteratura. E nel 1930, dopo vani tentativi di diventare uno scrittore professionista, decide di dedicarsi, esatto, alla fotografia. Nel 1933 realizza un reportage su Cuba durante la rivolta popolare contro il dittatore Machado, ancora oggi un eccezionale documento storico. Lì Evans trascorre molte notti a bere insieme ad Ernest Hemingway, che tra l'altro gli presterà anche dei soldi per prolungare il suo soggiorno a Cuba di una settimana. Le sue fotografie documentano la vita di strada, la presenza della polizia, mendicanti e scaricatori di porto e altre scene sul lungomare. Nel 1935 poi entra a far parte del gruppo di fotografi della FSA, la Farm Security Administration, ente governativo che intende documentare lo stato dell'America durante la Grande Depressione. E insieme a un gruppo di talenti quali Dorothea Lange, Arthur Rothstein, Russell Lee e altri ancora, reinventa la fotografia documentaria e realizza alcuni degli scatti più iconici di sempre. Walker Evans è estremamente attento alla precisione dei dettagli, attenzione grazie alla quale viene ricordato come uno dei più grandi fotografi di reportage della storia. Nell'estate del 1936, mentre è in congedo dalla Farm Security Administration, viene mandato insieme allo scrittore James Hagee dalla rivista Fortune a Hale County, Alabama, per una storia che la rivista poi decide di non pubblicare. Tuttavia nel 1941 le sue fotografie vengono pubblicate nel libro Let Us Now Praise Famous Men, testimone di una profonda e diffusa povertà. Nel 1938 poi al MoMA di New York si tiene la mostra Walker Evans, American Photographs, e questa è la prima mostra all'interno di un museo dedicata a un singolo fotografo. Tra il 1938 e il 1941 poi Evans lavora con Helen Levy. A questo intervallo di tempo risalgono anche i famosi scatti che compongono i Subway Portraits. Con l'aiuto di una fotocamera Contax formato 35 mm nascosta sotto il suo cappotto e utilizzando una pellicola piuttosto sensibile per quei tempi, Evans scatta tutta una serie di foto nella metropolitana di New York a soggetti inconsapevoli. E il tutto viene pubblicato in un libro dal titolo Many Are Called nel settembre 1966 e ripubblicato nel 2004 in occasione del centenario della metropolitana newyorkese. Walker Evans è stato un pioniere della street photography e della fotografia in bianco e nero, tuttavia non ha disdegnato l'utilizzo del colore e della sperimentazione artistica. Era inoltre, come abbiamo visto, uno scrittore e un lettore appassionato e infatti nel 1945 diventa scrittore per il Time Magazine, per poi diventare nel 1965 redattore della rivista Fortune, periodo nel quale elabora la forma dei fotosaggi, articoli formati da fotografie e testi su argomenti individuati da lui, immagini riprese da treni in corsa, oggetti di uso quotidiano, cartelloni pubblicitari, quella cara vecchia America che stava cambiando per entrare nella sua fase pop, come avrebbe riconosciuto un certo Andy Warhol, suo grande ammiratore. Bene ragazzi, il video si conclude qua, spero che sia stato interessante, come sempre, se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e a me non resta altro che ringraziarvi della visione, dell'iscrizione, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!